Uno degli insegnamenti netti e incontrovertibili che ci consegna la pandemia e la lezione del Covid-19 è che green procurement e gender procurement devono viaggiare insieme. La sostenibilità, la lotta ai cambiamenti climatici, accanto alla lotta alle disuguaglianze, ci restituisce tre disuguaglianze fra le altre più acute: quella geografica, quella generazionale e per l'appunto quella di genere. Il nostro paese, da questo punto di vista, nell'ultimo anno e mezzo, quello della pandemia, ha visto peggiorare una sua classifica europea che lo vede già ampiamente indietro rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Da questo punto di vista abbiamo una responsabilità pubblica, politica e istituzionale che come Regione Lazio abbiamo provato a prendere sulle nostre spalle da subito, persino intuendo prima quello che sarebbe poi accaduto in termini di perdita di posti di lavoro, occupabilità e quindi disoccupazione delle donne e gender gap. Abbiamo prima bandito centinaia di migliaia di euro di 4 gare pubbliche inerenti appunto alla Regione Lazio, dove i criteri di parità di genere, di gender equality, sono sostanzialmente relativi a un punteggio del 12-13% nelle gare per chi vuole vedere affidati quei servizi. In secondo luogo, proprio durante i mesi della pandemia, abbiamo prima discusso con audizioni a tratti drammatiche con il mondo del lavoro o del non lavoro femminile e poi approvato una legge sulla parità salariale che appunto si fa carico di questa principale disuguaglianza, quella fra gli uomini e le donne. L'agenda europea, ma ormai anche il PNRR, che ve lo do per certo si è ispirato alla legge regionale, affermano ormai che attraverso un riequilibrio di potere e quindi attraverso il lavoro fra uomini e donne, appalti pubblici e non solo, si può rafforzare anche economicamente il nostro paese e le nostre comunità.